Ciao Carola, perché sei qui a Rio? Beh, sono qui a Rio con il VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, un'ONG italiana che lavora in 43 paesi e che da sempre ha inserito lo sviluppo sostenibile come tematica trasversale nei propri progetti. Carola, cosa ti vuoi portare via di buono da questa conferenza e cosa invece vorresti non portarti via? Ma di buono io porto l'esperienza dei dialoghi sullo sviluppo sostenibile, 18.000 rappresentanti della società civile, quindi di questi 9 gruppi maggiori di società civile, una partecipazione dei ragazzi spettacolare, una partecipazione di donne splendida, oltre ad organizzazioni non governative, veramente un'iniziativa bella da parte del governo brasiliano e di UNDP. La possibilità di dire la propria, di votare online, di votare poi in sala, di partecipare attivamente su raccomandazioni che poi andranno ai capi di Stato e di Governo, che a questo punto non potranno non tenerne conto, ho trovato veramente una grandissima opportunità di dialogo, di discussione, di dibattito. Quindi questo futuro effettivamente con una partecipazione più attiva e più diciamo significativa delle organizzazioni non governative, dei movimenti e soprattutto dei giovani, che forse sono quelli più preoccupati. Senti, invece una cosa che non vorresti portare via, una cosa che non ti è piaciuta e che non sta andando come speravi? I negoziati in realtà speravo di essere piacevolmente sorpresa, invece i negoziati sono ancora al momento veramente piuttosto deludenti e rischiamo veramente un passo indietro rispetto alla dichiarazione di Rio del 1992 con 20 principi che sono ancora di un'attualità immensa, che avevano messo sostenibilità, diritti umani, equity, justice al centro. Rischiamo veramente un passo indietro, quindi il 2002, che era stato poi questo diciamo accordo di partenariato con le imprese in cui ci si era un po' adeguati, no, al linguaggio delle imprese, si sperava veramente che il 2012 fosse un ribadire i principi della Rio Declaration per portarli avanti, per attualizzarli e questo rischia invece di non essere. Senti, il futuro che tu vuoi, il futuro che vuoi te come società civile italiana? Beh, come società civile per me la svolta sarà quando inizieremo a pensare all'acqua, al cibo, veramente come diritti umani, e quindi utilizzare un approccio basato sui diritti umani nelle strategie, nelle azioni su questi temi. La visione veramente ancora che salute, acqua, cibo siano in un qualche modo delle questioni sociali, delle questioni economiche, ma non ancora veramente diritti umani. Quindi un futuro con dei diritti ben chiari. Con dei diritti ben chiari, non soltanto proclamati sulla carta, ma anche proprio riconosciuti, protetti e garantiti per qualunque uomo e qualunque donna sulla terra. Grazie Carola, buon lavoro. Grazie.